chiamo Salvatore Basso e sono nato proprio qui, vicino al fianco dell'abbazia di Valdiciano. E qui ho fatto la mia infanzia e poi la storia del lavoro. Sono stato in varie posizioni di lavoro a quei tempi, perché erano tempi dopo la guerra, ho vissuto la guerra e proprio qui davanti ho visto le catasse di mine che erano state tolte e messe a disposizione per il trasporto, per portarle via. E proprio in questa zona io ho conosciuto l'abate di quel tempo, parliamo degli anni 40, 50, e mi raccontava che qui c'era un popolo chiamato popolo di Caracupa e che ha avuto un seguito fino al VI secolo, dove Roma, per le guerre di controllo del territorio attraverso i Latini e compagni, diciamo anche altri popoli che si sono aggiunti alla zona, i Volsci, e quindi mi ha appassionato l'archeologia, tant'è che io, andando su quella rupe da ragazzino, ho conosciuto il territorio. Il territorio era rappresentato anche dalla storia archeologica, e cioè dalle mura del Monte Carbolino. E quando io scendevo oltrepassando questi interrazzamenti, di queste mura, che già vedevo che era un popolo, dove si raccontava nella Basilica di Valdiciano che qui erano vissute un popolo importante. E un giorno, scendendo, ho trovato una cuspide di bronzo e lì ho incominciato a dire: ma allora è proprio vero? Con tutto ciò osservavo anche i resti, i cocci di quel popolo, e capivo che le mura erano state costruite dopo questo periodo dell'età del ferro, ma già vicino all'età del ferro del VII secolo quelle mura sono state costruite intorno a quel VII secolo, molto probabilmente dalla cultura dei Volsci. E si parla anche di Sulmo. Secondo me Sulmo è questa, era qui sopra. Dopo la caduta di Caracupa, probabilmente i Volsci sono stati per un bel periodo, si sono legati con i Latini, hanno fatto cultura con i Latini, hanno passato le loro conoscenze e quindi molto probabilmente hanno costruito queste mura. Certamente non sono quelle dell'età del ferro, ma subito appresso l'età del ferro, il VII secolo ci siamo.